E la tua domanda mi porta indietro tantissimo nel tempo, perché sono del 58, poi i calcoli li fai tu o lo spettatore. E, no, più che altro perché sono ciuccio a farli, no, però. Allora, la mia generazione è quella che poi ha vissuto dopo gli anni 70 il cosiddetto riflusso. E io mi sono avvicinato molto tardi al cinema. E viene da un'esperienza di grande delusione rispetto alle aspettative di trasformazione sociale in cui avevo investito molto la mia persona. Quindi mi sono trovato già grande che dovevo ricominciare una vita e francamente mi sono avvicinato al cinema un po' dietro l'utopia del poter avere un mezzo da utilizzare facilmente fra le proprie mani. Mi sono avvicinato perché in realtà sono partito dal teatro come attore teatrale e regista teatrale e poi un incontro di vita che con la mia compagna di giochi, di esperienze e di vita mi ha fatto decidere di intraprendere questa strada cominciando con un corto. Diciamo che il mondo del teatro, del cinema, dell'arte in generale, mi attirava per la possibilità di andare oltre la realtà in qualche modo, di trovare delle forme di espressione che riuscissero a riassumere in sé tante arti, tante competenze. Una sorta di completamento di un percorso, perché il cinema credo che rappresenti l'arte sincretistica per eccellenza, cioè nel senso tutto confluisce nel cinema se viene inteso come un'opera d'arte. Uno dovrebbe poter sempre mettere pausa a un DVD e vedere un fermo immagine di un film e vederlo come un quadro, e togliere l'immagine, ascoltarne la musica e pensare che sia un grandissimo lavoro musicale, leggere la sceneggiatura, pensare che si tratti di pagine di letteratura, cioè nella musica, la musica, la letteratura, il teatro inteso come messa in scena, confluiscono tutti, diciamo, nel cinema e se fatto a regola d'arte, il cinema è come se fosse la summa di tutte le arti che ci sono. Quindi, diciamo, siccome mi interesso di arte fin da quando sono piccolo, in diversi modi, proveniendo da diversi ambienti, l'idea di essere approdato al cinema mi sembra una scelta consapevole e naturale. Ragazzino, parlo proprio del tempo della scuola, scuole medie e liceo, passione per il cinema comico americano, amante proprio di Jerry Lewis, ancora oggi saprei rifare tutti i suoi sketch, dalla macchina da scrivere, proprio, quindi appassionato della mimica e poi vi spiego perché sto dicendo questo. Mi sono approcciato al cinema perché io credo di essere stato a Bari in quegli anni, quindi parliamo degli anni 80, forse uno dei primi a comprare, a farmi regalare da mia madre una telecamera, che era una cosa bestia così, grossissima. E andavo a scuola, quindi al liceo Scacchi a Bari, con questa telecamerone facevo interviste, riprendevo i professori, facevo anche degli scherzi. Io sono di Martina Franca e c'era un attore della commedia cosiddetta pecoreccia o B-movie o C-movie o addirittura D-movie, che era Lucio Montanaro, che mi invitava il pomeriggio alla sua villa per farmi vedere tutte queste opere che lui partecipava come attore, tipo Giovanna una coscia lunga, questi film qua. Mi sono avvicinato al mondo del cinema all'età di 11 anni, e dopo aver visto un film che penso molti giovani registi della mia età si sono avvicinati al mondo del cinema dopo aver visto questo film che è Il Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore. Era un cinema di seconda visione, mia madre mi disse, era una domenica pomeriggio, disse vieni ti porto al cinema, andammo a vedere Ritorno al Futuro. Fu la prima volta che entrai al cinema e ovviamente mia madre capì subito di aver fatto una grandissima bip perché vidi due spettacoli consecutivi. E
E da allora non mi sono più tolto dalla testa le emozioni che mi regalarono quel pomeriggio, che mi regalò quel film quel pomeriggio. Allora, la mia esperienza nel cinema è iniziata grazie a uno stage nel Deseo con Pedro Almodóvar, al quale sono arrivato grazie a una serie di casualità durante un corso di interpretazione in Spagna, durante il corso di interpretazione, il corso, diciamo, l'Accademia di Arte Drammatico Cristina Rota in Spagna. Facevo teatro da quando avevo 16 anni e poi ad un certo punto mi è stata regalata una videocamera da mio zio che faceva il rappresentante di Salami, che la ebbe in omaggio perché ebbe un premio aziendale, e con questa telecamera cominciai a fare riprese e mi piacque la cosa di poter rivedere quello che facevo, quello che riprendevo, ed era la cosa che poi mi ha incuriosito rispetto al teatro. Nasce da una passione che insomma ho sin da bambino, e poi si è esplosa verso l'età dell'adolescenza e pian piano poi nel corso degli anni è diventato un oggetto poi di studio. Facendo la scuola di Ermanno Olmi, Abbassano la Grappa, Ipotesi Cinema, quello fu il primo passo di avvicinamento al cinema. Sono una specie di figlio d'arte, nel senso che mia madre lavorava nel teatro, nell'amministrazione dei teatri, quindi io da piccolo stavo sempre nei teatri, nel Teatro Abelliano. Ho fatto l'attore per l'Anonima GR dall'età di 11 anni fino a 13 anni, un gruppo locale pugliese, e quindi ho sempre calcato questa scena. Non mi sono avvicinato al cinema, il cinema che si è avvicinato a me in maniera molto prosaica. È sempre un sogno vicino, tangibile, quello che rappresenta il grande schermo. Credo che sia tipo è una passione che tu hai fin da piccolo, no? Io lo paragono un po' come la religione, cioè una chiamata, ti senti che devi raccontare qualcosa, senti che hai bisogno proprio tu personalmente di tirare fuori delle sensazioni. Quindi avendola, mio padre mi regalò questa videocamera. Nasce quando ero un bambino, però sicuramente la scelta poi di fare il regista è nata dopo aver visto Amarcord di Federico Fellini, perché vedevo per la prima volta nella mia vita un film diverso, un film che con uno sguardo visionario, onirico, inedito, raccontava la vita del regista. Il mio avvicinamento al cinema è stato graduale, nel senso che ho scoperto il cinema andando a cinema con mio padre da bambino, e quindi mi ricordo di aver visto ad esempio Terminator, ero piccolissimo. Questa abitudine, diciamo, mi ha portato ad incontrare la mia natura. Io col cinema è nato in una maniera molto particolare, senza che io avessi in mente l'idea di diventare un regista, che per me rimane comunque una parola molto grossa. Io vengo dall'esperienza dello IED di Milano, quindi lì ho preso un po' tutte le conoscenze tecniche, perché poi per essere poi pratico bisogna avere un po' di esperienza pratica proprio nel livello cinematografico. Ho iniziato andando al cinema con una frequenza non così regolare rispetto agli altri, cioè nel senso che ci andavo molto più spesso e avevo proprio il gusto, il piacere, l'ossessione di andare al cinema e di scrivermi le mie piccole recensioni fin da quando avevo 12-13 anni. Mi sono avvicinato a questo lavoro perché mi piaceva. Perché mi piaceva raccontare storie, mi piace fare l'inquadratura, mi piace il fotogramma, e mi emoziono quando lo faccio e quando lo vedo, e quindi credo di averlo fatto principalmente per questo, per un fatto emotivo. Io ho cominciato a 15 anni, la cosa è stata abbastanza spontanea. Ho deciso a Natale, per il mio compleanno, sono andato il 24 dicembre, ho deciso di comprarmi una videocamera, e avevo 14 anni e da allora ho capito che non avrei più potuto fare a meno di utilizzare questo mezzo. Era una cosa fisica il fatto di poterlo utilizzare, era diventata una parte di me. C'era un periodo che andavo in giro con la videocamera sempre, anche a scuola, qualunque cosa filmavo tutto. Facendo un corso di recitazione a scuola e poi ho sempre avuto il verme, ricordo delle domeniche mattina passate su un Vespino in due mentre andavamo a girare una parodia della Divina Commedia
con Andrea Costantino, che è poi casualmente il regista di questo documentario. Mi sono avvicinato al mondo del cinema, penso come tanti, come spettatore, perché penso che prima di tutto un regista sia uno spettatore. E, guardavo i film, io ho un approccio molto classico al mondo del cinema, mi piace molto il cinema classico. Guardavo i film e pensavo che mi sarebbe piaciuto un giorno anche io fare qualcosa di simile, emozionare gli altri. Da ragazzino, da semplice fruitore all'inizio. E in realtà inizialmente volevo scrivere di cinema, ho sempre seguito i film, sono sempre andato a cinema con la fretta di tornare a casa e scrivere delle recensioni dei film. E poi io, all'improvviso ho capito che si poteva scrivere non solo di cinema, ma si poteva scrivere cinema. Io prima mi occupavo di eventi in maniera totale, oggi mi capita di tanto in tanto di dirigere qualche evento. E un bel giorno, quando appunto andai a presentare la mia prima sceneggiatura e fui sollecitato dai grandi produttori italiani a continuare, chiamai un mio amico regista che, voglio dire, è stato anche produttore, ha prodotto Godard, insomma, è uno che aveva una grande, grande storia, ha collaborato, ha fatto dei documentari con Pasolini, con Moravia, insomma, aveva una grande storia. Da questo punto di vista lo chiamai in maniera entusiasta perché decisi di voler fare il regista. Lo chiamai e gli dissi: senti, ho deciso di fare il regista, e lui mi rispose: cazzi tuoi.